Ragazzi, benvenuti e bentornati su The Legend of Zelda Ocarina of Time. Stavo per dire Breath of the Wild, ma no, mi sa che aspetteremo un po' prima di arrivare a Breath of the Wild. Allora, sì, basta dirmi questa sempre la solita cosa, per favore. Allora, eravamo al Santuario dell'Ombra. Stavo già sclerando, quindi diciamo che è il caso di continuare, di riprendere da dove eravamo rimasti. Qui, giusto? E cercare di concluderlo entro questo episodio, perché non voglio più avere a che fare con i santuari. E ok che questo è il penultimo, eh? Quindi comunque un altro ci tocca. Oddio, è caduto di sotto. Sì, va bene. Grazie. Allora, stivali alati e via. Mo li usiamo di qua. Oh, mamma mia, ci voleva tanto. Meglio che mi sto zitto, guarda. Non è ancora finita, quindi meglio che mi sto zitto. Appunto. Sto per crepare. Cosa? Ok. Fermi tutti un attimo. Però io devo capire lì come ci si va. Vabbè, che tanto è chiusa a chiave, quindi adesso non mi interessa. Dovrei avere una pozione. Ce la bruciamo adesso, ragazzi, perché sennò è la fine. Me la terrei anche che magari troviamo delle fate. A proposito, non ci dimentichiamo che comunque siamo sempre nel Santuario dell'Ombra, quindi sia mai. Solo quello che possiede l'occhio della verità troverà l'ombrello di pietra e sarà in grado di vedere la pioggia d'acciaio. L'ombrello di pietra. Un tetto, quindi. E la pioggia d'acciaio sarebbe quella. Eccolo. Questo è l'ombrello di pietra. Bombe. E rupie. Questo mi sa che lo dovrò mettere in mezzo a questi due. Per forza di cose. Ok. Qua dentro c'è un ragno d'oro. E occhio perché ho paura ci sia un buco. No, meno male. Prendilo e non rompere i coglioni. No, ma più su mettimelo. Mamma mia che palle, oh. Mamma mia. Grazie. Ma rimettiamoci questo. Di qua? Chiave? Quella che ci serve? Fridge. Vabbè, totalmente a caso. Ma io come arrivo là sopra? Che magari col gradino possiamo salirci sopra. E infatti, ok, perfetto. Risolto il mistero. Chiave? Ma... Vabbè, ci sarà un altro... C'è un altro forziere? Fortunatamente sì. E ci sarà la chiave, dai. Benissimo. Arrivederci. Mo, il problema è come arrivo nella zona della chiave. Cioè, alla porta, essenzialmente. Perché qui non mi sembra che io possa procedere. Ah, ecco. Ah, ecco, vedi. Io non so se mi serviranno questi. Per sicurezza io me li metto, perché ho veramente una paura fottuta adesso. Ok.
Mamma mia. A posto. Oddio. Porco! Giustamente. Chi sono tutti sti versi? O so io che so sti versi. Sì, che sto facendo? Ma io sono un cretino. Quindi questi non li posso prendere col... No, devo salire qua sopra e caderci. Ok, a morire sono morti, fortunatamente. Anche se non ho mai capito loro cosa rappresentano, cioè se sono dei non morti, sono dei maledetti, non... Sì, vabbè, maledetti sono un po' male, però... Allora, un attimo prima di aprire quel baule. Ok. Un'altra rupie che non posso prendere perché... C'ho la borsa piena. Ok. Figa questa cosa della roba invisibile. Chissà come l'hanno programmato su Nintendo 64. Come cazzo sono riusciti a fare una roba del genere? Vai. Ne abbiamo 26, vero? Che poi magari... ragazzi, ne abbiamo 26. Magari in totale sono 120. Io ne ho trovati, boh, 2 in croce. Allora, stiamo attenti che qui mi sa ci stanno altri pipistrelli che rompono il cazzo. Inoltre c'è qualcosa che dovremmo vedere? Per il momento non mi sembra. Manco me ne ero reso conto che si era chiuso tutto. Sbagliato, mi sa. Dovevo fare centro, ma... Oh, porco Giuda, oh! Come cazzo si mira male su sto gioco? Mo che succede? La chiave! Perfetto. Possiamo tornare indietro. Eccolo. Sembra abbastanza lineare per ora questo... Da giudicare anche dalla mappa questo santuario. Anche se mi sa che ritorneremo un po' su per fare questo pezzo qua. Che poi è collegato all'S4. Ok, vabbè, pazienza. E... Allora, andiamo avanti. Io tra l'altro salvo anche per sicurezza. Ormai non neanche dovrei, perché il gioco comunque non è così punitivo. Mamma mia. Oh oh. Oh oh. No. Ah, aspetta, forse so come risolvere questo problema. Mettiamoci questi qui. Dovrei rimanere fermo sul posto, no? Giusto? Yes. Frega a me, scusami, eh. Meglio che non la dico queste cose, perché sennò me la gufo. Dato che è molto probabile che possano fregarmi. Che il gioco possa fregarmi. Vabbè, ma qui è una cazzata. Che cos'è? Oh. Mi devo pure sbrigare. Ok, togliamoceli.
E ruota su se stesso. Sta cosa non l'ho mica capita, eh. Che ci dice Navi? Sento degli spiriti sussurrare qualcosa. Coloro in grado di mettere le ali ai piedi devono lasciarsi guidare dal vento per trovare il passaggio segreto. Sì, stanno dicendo proprio così. Oddio. Che vuol dire questa cosa? Aspetta però. Ah, vedi? Non adesso, però mi devo mettere... Madonna mia, oh. Oh, meno male. Ok. Era abbastanza semplice. Si procede. Ho evitato fortunatamente un vaso che stava arrivando a tutta velocità. Piroetta e via. E via. Immagino che troveremo la chiave che ci serve per proseguire. Anche perché sennò non so dove andare. Aspetta, ma... C'è un altro... Dice che c'è un altro baule qua. Ma dove? Credo. Spero. E c'è un cazzo. E invece... La chiave. Però indietro c'è un'altra cosa. E mo però come ci è arrivato lì? Non ci è arrivato. Molto semplice. Che indietro c'è un altro forziere che abbiamo tralasciato. Non vorrei fosse veramente un'altra chiave d'argento, eh. Che... Cos'è questa cosa? Abbastanza inquietante questa... Questa nave. Ah, è lì? È lì. E lì chi ci arriva? Vabbè, spostiamo sta cassa. Ah, vedi? Buono, aspetta, 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 aspetta. Ok, no, non è entrata. Cosa ha fatto quella fata esattamente? Mi ha rifullato la vita, mi sa. Va bene. No, oh, più lento, mi raccomando, Link. No, aspetta. Ok. Possibile che non... Vabbè. Questo non mi sa che non mi aiuta, vero? Io veramente quando, ogni tanto quando gioco a sto gioco pare un rincoglionito. Però vabbè. Beh, anche perché lo sono, insomma, quindi è pure normale. Siamo tornati qui? No, no. Io non voglio ritornare là. Non mi serve adesso tornare lì. Porco, oh cazzo. No, non è possibile. Mi devo rifare tutta la strada. Guarda dove cazzo sono. Guarda dove cazzo sono. Dov'è che si esce da sta stanza di merda? Tutto da capo. Da fresco, come direbbe qualcuno. Tutto si è resettato, tutto quanto. Come se non ci fossimo mai stati qui. Era veramente necessario farlo così stronzo sto gioco? Ma meno male che è caduto di sotto, guarda, oh. Ma meno male. Ma qui c'è un punto invisibile, certo. E allora andiamo di qua, ragazzi. Andiamo di qua. Vediamo cosa c'è. Anche perché vedo dei forzieri qua. Ecco, facciamo attenzione. Io ho paura che qui ci strainculano per qualche motivo. Ah, vedi.
mia. Mi sa che devo far fuori prima tutti i nemici, se no qui... E uno, poi. Oh! E poi? Qui la porta è chiusa però. Ah, perché rimane quello, quel pipistrello lì di merda. Sarà per questo motivo qui, perché non lo so se devo effettivamente uccidere tutti. Ma che mira pietosa, oh, che mira pietosa. Ok, sì, devo uccidere tutti. Ragno d'oro. E guarda, hai altre rupie che non potrò prendere, sicuro. Che ti dicevo? Questa è una zona extra. E un'altra racnuda d'oro. Oh, andiamocene via. Ma aspetta, c'è un altro forziere, mi dice qua. Non è che era... Non è che è un forziere nascosto? Ah, vedi. Lo so, proprio dei figli di Troia, eh. Cioè, veramente, era veramente così necessario farlo... Farlo così stronzo, sto gioco. Vedi? Eccolo quello che mi ero perso. Boh, ma io non ho capito sto gioco perché adesso le frecce me le vedà. Allora, lì non ci voglio più andare. Però questo io lo voglio spostare. Aspetta però, qui c'è qualcosa? No. Lo voglio spostare per il semplice fatto che questo va lì. Quindi una volta messo lì, magari non respawna più là. Però non lo voglio verificare questa cosa. Verifichiamo. Scusate, non lo farò mai più, giuro. E ok. Ora, non so io cosa abbia risolto, perché tanto ci potevo andare comunque qua sopra. Però, ok. Magari mi sfugge qualcosa a me, non lo so. Ma io lì tanto non ci posso andare, cioè, è inutile. Belle quelle ombre laggiù, avete visto? Allora, questo è lo stemma della famiglia reale di Hyrule e quindi dobbiamo suonare la ninna nanna. Oddio. Oh. Sì, ciao. Alla fine. Dai che sei morto. Un colpo e sei morto. Fanculo. Ma io devo saltare da qualche parte? Ho preso pure più danno di quanto avrei dovuto, guarda. Link, stiamo affondando. Abbandona la nave. Oddio! Perfetto. Sicuramente lì mi sarò perso sto mondo e quell'altro. Però non importa. E questo? Questo mi servirà per volare. Credo. Cioè per volare, per prendere la rincorsa con... Solo che io non mi fido proprio. Non lo so. Prima andrei di qua. Tanto salvo.
Buonasera. Oddio mio. Cosa? Ah, certo. E ho quasi finito il mana, tra l'altro. Datemi un po' di mana per... Cosa? Porco. E dai! Niente, pure respawnato il mana. Datemi tutto. Ok. Poi. Di qua c'è altro? Ci sono delle porte. Sono manco... Non ho neanche idea di dove io sia collocato nella mappa sotto, quindi... Infatti l'unica zona dove non ci sono le chiavi. Cioè dove non ci sono forzieri, ti pare? E allora aspetta. Allora, qui ce ne dovrebbero essere due. Oh no! Oh no! E... che faccio? Sto cazzo, che devo fare? Come faccio lì a passare? Scusate. Mentre di qua invece... è da dove siamo entrati? No. Ok. Qui c'è un nemico invisibile. Un'altra mano. E vieni qua, mamma mia, guarda. Piruetta e via. Perfetto. E qui non mi sembra ci sia altro. Spero. Il problema è che per procedere abbiamo bisogno della chiave del boss. La chiave del boss si trova nella stanza dove schiaccia, dove ci sono quei paletti di legno che stanno schiacciando la parete. Quindi dobbiamo capire come procedere là. Ma lì c'è un ragno d'oro. Ma si vede pure senza? Sì, allora a posto. A me. Quanti ce n'abbiamo? 28, tiè. Tra poco arriviamo a 30 e sblocchiamo qualcos'altro. Finalmente. Ah, capirai. Oh. Tutto qua, rupie che non posso neanche prendere perché ho la sacca piena. Tutto qui? Dobbiamo andare a capire come fare l'altra stanza. Eccoci. Allora, essendo che sono di legno, magari io vi posso dar fuoco. Aspettiamo un attimo che si avvicinano, che così almeno abbiamo la certezza di colpirli. Sì, era una cazzata. Meno male. Un attimo che qui... uno e due e poi che non c'è niente di nascosto. Sì, dai, senza suspense, lo sappiamo che c'è la chiave del boss. Eccola qua. Perfetto. Dai. Ora abbiamo la chiave d'argento, la chiave del boss. Direi che abbiamo tutto per andare per proseguire, no? Io ho paura perché potrei morire, vista la vita che ho. Il problema adesso è... io dall'altra parte ci posso arrivare con gli stivali? Secondo me, no! Cioè, non penso sia proprio fattibile. Come faccio ad arrivare dall'altra parte?
Devo far esplodere. Vedete che devo farle esplodere veramente? Sì, devo farle esplodere. E io sto proprio sotto. Mo' mi prende in pieno proprio. Ok, meno male. Cioè, ma avete capito quanto è bastardo il gioco? Ok, forse questo doveva suggerirci che avremmo dovuto far cadere quello, anche se in realtà erano più le bombe a suggerircelo. Secondo me questo era proprio per trollare della serie. Vedi, ti abbiamo messo la rampa. Prova a usare gli stivali, vedi che fine fai. Cioè, ma io veramente non ho parole. Adoro sto gioco, adoro il level design di questo gioco. So che lo sto dicendo poco, sto dicendo poco riguardo al mio giudizio sul gioco, ma Ocarina of Time mi sta piacendo da morire, ragazzi. Altrimenti non condividerei tutti i miei sfoghi con Diego quotidianamente. Lui potrà confermare. E per me è incredibile vedere un gioco del genere. Che, ok, stiamo giocando la versione 3DS. Come faccio ad arrivare là sopra poi? Però, cioè, pensare che sta roba sia presente anche su Nintendo 64 per me rimane assurdo, rimane fuori di testa. Mamma mia! Ma come si fa? Dio santo, benedetto. Ci vogliono proprio morti. Non ci vogliono far arrivare al boss. Allora, con calma. Madonna. Non ci arrivo. Mamma mia, mamma mia. Eccoci. Guarda se mo il boss è invisibile. Ok. C'è qualcosa qua? No. Si va. Bongo Bongo, bestia delle tenebre. Oh oh. Quindi come si fa? Aiuto! Non mi serve l'occhio della... Sì, mi serve, perché lui non si vede dopo. Ok, dobbiamo colpire di mesa pure l'altra mano. E vieni qui! Dio mio. Ok. Yes. E quindi? Porco! C'aveva il punto vitale esposto. Ma quanta cazzo di vita mi ha tolto! Ah, perché lo devo fare con l'arco. Va bene, ho fatto col rampino uguale. Ok. Il problema è che abbiamo poca vita. Abbiamo capito come affrontare il boss. Ma io mi dovrò rifare tutta la strada per venirlo ad affrontare nuovamente. Appunto. Appunto. Molto da capo, dall'entrata. Ovviamente. Dio mio, sì, guarda dove, che guarda che cosa ho fatto. Guarda che cosa ho combinato. Ah, ma ammazzo, va. Dai ragazzi, ci vediamo tra poco. Rieccoci. Ma forse con quelle pesanti non mi... Forse. Madonna, alla cieca lo sto a fare, ma perché?
Vuoi vedere che forse con gli stivali pesanti io non rimbalzo? Fammi vedere un attimo. No, rimbalzo è come? Sono pure più lento, quindi non c'ha proprio senso. Ok. Dai, su. Mamma mia. Yes! Mamma mia, ragazzi. No hit, poi. Prendiamoci sto cuore. Adesso ce ne abbiamo quanti? 11 cuori. E via, fuori da questo santuario. Ecco la impa. Sei arrivato, ragazzo, con l'ocarina di Zelda. Ti stavo aspettando. Sono Impa, una sheikah al servizio della principessa Zelda, nonché il saggio del santuario dell'ombra. Noi sheikah abbiamo servito la stirpe reale di Hyrule di generazione in generazione. Però, 7 anni fa, Ganondorf ci ha improvvisamente attaccato e il castello di Hyrule si è arreso all'assedio. Ganondorf voleva una delle chiavi della Terra Sacra. Il tesoro più caro alla famiglia reale, l'ocarina del tempo. Ho dovuto mettere Zelda in salvo, lontana dalle grinfie di Ganondorf. L'ultima volta che ci siamo visti, eri poco più che un ragazzino, ma ora sei cresciuto. Sei diventato un eroe. Non c'è più motivo di preoccuparsi. La principessa Zelda è al sicuro ora. Presto la incontrerai e ti spiegherà tutto di persona. Quando saremo riuniti, noi 6 saggi imprigioneremo il re del male e riporteremo la pace a Hyrule. Io devo rimanere qui, ma tu vai dalla principessa Zelda e proteggila a tutti i costi. Infonderò il mio potere in questo medaglione. Ti potrà servire. Hai ricevuto il medaglione dell'ombra. Impa, il saggio dell'ombra, ti fa dono dei suoi poteri. Ti prego, trova la principessa. Eccoci. Come sta il villaggio adesso? Tutto a posto? Andiamolo a vedere. Ma peccato che non abbiamo 30 teschi d'oro, che altrimenti sarebbe stato top. Però vabbè. Oh, finalmente, ragazzi, abbiamo fatto il santuario dell'ombra. Il penultimo santuario è stato bello ostico. Molto più rispetto a a quello dell'acqua. Comunque qui adesso il villaggio è tutto normale, fortunatamente. Cosa? Dove? C'è un segreto? Qui c'è un segreto, ma il fatto è che io non ho una pala. Magari questo può bastare? A quanto pare sì, ok. Oh, madonna mia.
E dai! No, 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 no. Ok. Ti prego, fa che non siano rupie perché non le posso raccogliere. Ok, quindi mo se c'è qualcosa sottoterra possiamo farlo, appunto. Possiamo farlo col martello. Va bene. Buono a sapersi. Ci abbiamo allora già in questo episodio, dato che ci avanza un po' di tempo, tra tutti i tagli che avrò dovuto fare, e alla Valle Gerudo. Magari incontrando proprio Shake, che così se ci insegna il... A proposito, noi dobbiamo passare qua. Che se ci insegna la cosa per accedere al santuario. Se è un po' lo compro io. Ce l'ho. Eccolo. Vediamo. Per questo po' normale posso farti 10 rupie. Vabbè che non mi servivano le rupie, però ok. Ah, mettiamo, no, mettiamo questo qua per il momento e andiamo. Dai che voglio salire su Epona, che da un po' che non la usiamo, che non la cavalchiamo. Sì, lo so, suona malissimo. Se avete pensato male, siete degli animali di merda. Comunque. Eccolo qua. No. Perfetto. Allora, la Valle Gerudo dov'era? C'è questo piccolo problemino. Ah, qui c'è la fattoria Don Lon. La piana di Hyrule. Ok. Ok, ok. Ci sono. Se la fattoria Don Lon è questa, la piana di Hyrule sta a sinistra, quindi dovrebbe stare lì, Valle Gerudo. Valle Gerudo. Pronti. Aspetto la musica perché, se no... A posto. Eccola. Oltre che la Valle Gerudo, anche la Host. Stupenda. Perfetto. Eccolo il famigerato ponte. Ora ci possiamo passare. Voilà. Sono un maestro carpentiere. Quei banditi dei Gerudo hanno demolito il ponte. Dovevo occuparmene con la mia squadra, ma gli uomini sono tutti spariti. Hanno detto che preferivano andare alla fortezza Gerudo e diventare dei ladri invece di rimanere qui a lavorare. Ehi, se vai alla fortezza gli spiacerebbe scoprire che fine hanno fatto i miei uomini? Ma non, è che gli ma non gli serviva a lui la sega per caso? Quella è la mia sega. Credevo di averla lasciata insieme alla mia dolce metà. Bah. I miei attrezzi sono rotti e volevo andare nella città di Goron per farmeli riparare. Tu capiti proprio a fagiolo. Me li daresti la sega? Bravo Pischello. Mi spiace non aver di meglio da offrirti. Dovrei accontentarti di questo. Con la spada rotta di Goron. Vai da grande Goron nel punto indicato nello schermo della mappa. Di certo lui saprà ripararla. Ma non ce l'avevamo già. Ah, però non era un oggetto equipaggiabile. Spada del gigante. Questa è la spada rotta di Goron, che è stata data dal capo... Ma vuoi vedere che ci danno la spada che non si rompe? Ma magari! Sono un uomo sempre di corsa e sono sempre alla ricerca di qualche avversario degno di me. Dio, non mi pari di corsa. Sono qui per attraversare la corsa e il deserto stregato, ma non ho scelto il momento giusto. Volevo tornare a Hyrule, ma il ponte è... Beh, lo puoi vedere da te. Sono bloccato in questa tenda e non penso di poter accettare nessuna sfida ora. Quindi magari arrivando qui da piccoli qualche sfida la potremmo fare. No, non volevo equipaggiarmi questa però, aspetta. Ragazzi, sapete che c'è? Mi sa che noi adesso facciamo una capatina al bolero del fuoco.
Cioè, al santuario del fuoco, non il bolero. Il bolero è la RL. Ok. Concludiamo l'episodio così. Almeno la prossima volta la Valle Gerudo. Ah, cazzo, è vero. Dobbiamo rimetterci la tunica rossa. Almeno la prossima volta nella Valle Gerudo possiamo stare tranquilli, cioè, avendoci una spada ancora più forte. Allora. Di qui si esce, vero? Se dobbiamo fare attenzione perché. Ah no, ok. Siamo direttamente qui. Allora, ottimo. Ma è qui che gliela devo portare? Sì. Solo che mo dov'è lui? Eccolo. Non funziona. Non funziona. Ecco, ho ancora qualche problemino con la resistenza. È un po' fragile. Ecco, ma come inizio non è male, no? No. Questo temperino. Aspetta. A chi la devo dare quindi questa qua? Allora, ragazzi, mi chiede di riportarla al Grande Goron. Ora, il Grande Goron non è né il capo dei Goron e né il fabbro dei Goron. Quindi, non lo so. Proviamo a esplorare di qua, vediamo se troviamo qualcuno. Prima o poi. Solo che mo. Ma non mi dite che il Grande Goron è quello. Fontana della Fata Radiosa. Cioè, qui non c'eravamo mai andati, ragazzi. Ma totalmente a caso. Aspettate. Io sono ritornato qui per andare in cima alla montagna. Va bene. Ti stavo aspettando, Link. Sono la fata radiosa della saggezza. Sto per aumentare la tua energia magica. Preparati. Ecco, questo ci avrebbe fatto molto comodo. Ma da contratto l'hanno dovuta fare così sorca, non che a me dispiace. Minchia, me l'ha raddoppiata! Bene. La tua barra della magia è aumentata. La tua barra della magia è aumentata. Ora hai il doppio di energia magica. Torna a trovarmi. Perfetto. Perfetto. Allora, di qua ci sarà l'uscita? Riusciremo ad andare in cima al monte? Dal Grande Goron? Oh, eccoci. È il Grande Go. Eccolo, ok, perfetto. Mamma mia. Ciao! Ricordi molto la scimmia gialla di Escape 2? In realtà è la scimmia gialla di Escape 2 che probabilmente ha preso spunto dal Grande Goron. Già abbiamo visto come in Ape Escape il livello di Dexter fosse la copia proprio del santuario. Non il santuario, scusate, di Jabu Jabu, quindi. Quel temperrino l'ho fatto io, certo, vorrei ripararlo, ma per via dell'irruzione di ieri ho gli occhi tutti irritati. I Zorra hanno un collirio fantastico, vai a chiedere al Re Zorra. Ok, andiamo dagli Zorra. Va bene ragazzi, mi sa che questo ce lo facciamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Ciao a tutti ragazzi.